Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Francesca Carrarini ha fatto un ritratto di Letizia Moratti e quindi lo vediamo e con Annalisa Cuzzocrea, come si dice, da qui ripartiamo. È una vera e propria prima donna, la prima a diventare presidente della RAI nel 1994, la prima donna ad essere stata eletta sindaco del comune di Milano 12 anni più tardi. Commissaria per Expo e alla fine vicepresidente e assessore alla sanità di Regione Lombardia. Letizia Moratti è il nuovo vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al welfare. Dalla discesa in campo di Berlusconi, Letizia Moratti, che per lui ricopre per due volte l'incarico di ministro dell'istruzione, è stata considerata uno dei pilastri del centrodestra. Per questo l'ufficializzazione della sua candidatura a presidente della Regione Lombardia, con l'appoggio di Renzi e Calenda, è diventato un piccolo terremoto politico. Evviva, faremo una bella battaglia. Se il PD in Lombardia appoggia la Letizia Moratti, prendo la tessera del PD per strapparla. Lei resta ferma nel mezzo, ma aperta a quella sinistra con cui, dice, ci sono molti argomenti in comune. Possiamo vincere attraverso azioni concrete che vadano oltre gli schieramenti e oltre le etichette dei partiti. Volta le spalle a quella destra sempre più a destra e che forse l'ha un po' sedotta quando serviva, poi delusa e abbandonata. Ma il centrodestra le l'ha chiesto di candidarsi? No, non le l'ha chiesto. La verità è che comunque mi ha proposto diversi incarichi. Le è stato offerto un ministero nel governo Meloni, come si è sussurrato anche in pubblico, sui giornali? C'era un'ipotesi, ma non si è concretizzata. Ma lei, di razza lombarda, con una storia diametralmente opposta a quella dell'underdog di Garbatella, mostra con chiarezza le sue intenzioni. Così. Gira una leggenda metropolitana su di te. E è la seguente, allora, se ha le unghie pittate di scuro è in un modo un po' aggressivo, è vero? Sì, è vero. Fermi tutti, essendo l'unico uomo faccio la verifica delle unghie delle signore che ci sono in studio, così. No, io invece avevo notato il colore della giacca Letizia Moratti, che arancio, che richiama la stagione dei sindaci. È di Pisapia. Non so se è un richiamo voluto del tutto casuale. Ah sì, sentiamo la cosa. Questo di Pisapia. Arancione Pisapia. C'è una giornata di pioggia e allora nelle giornate di pioggia a me piace mettere un colore che sia un pochino più allegro. No, benissimo.